Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Tutti di sicuro ricordano la mitica coppia formata da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, i due attori che ci hanno tenuto tanta compagnia. Era il 1958, l'anno in cui Sandra e Raimondo si sono incontrati per la prima volta. Da quel momento in poi, i due sono rimasti sempre l'uno a fianco dell'altra, al punto da creare una delle coppie più belle e solide d'Italia. 12 anni fa, però, la terribile notizia della morte di Raimondo Vianello ha sconvolto l'Italia. La situazione è peggiorata dopo pochi mesi, in quanto anche Sandra ha abbandonato per sempre questo mondo per ricongiungersi all'amore della sua vita. Pochi però sono a conoscenza del fatto che i due non sono mai riusciti a dare alla luce dei figli propri. Ed è per questo motivo che hanno preso la decisione di ricorrere all'adozione, accogliendo sotto la loro ala i coniugi Filippini Magsino. Questa è una coppia che ha iniziato a lavorare per Sandra e Raimondo nei lontani anni 90. I coniugi Filippini hanno poi avuto due figli, che sono cresciuti a stretto contatto con Sandra e Raimondo, al punto che i due venivano considerati come dei veri e propri zii. John Mark e Raymond, questi i nomi dei bambini filippini venuti al mondo che hanno fatto il loro ingresso nel mondo dello spettacolo sin da piccoli. L'occasione fu proprio durante una puntata di Casa Vianello. Oggi trascorrono le loro giornate nell'attico di Segrate, il luogo in cui per anni hanno vissuto proprio Sandra e Raimondo. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.